Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui con le dirette di Più Europa per discutere e approfondire ancora una volta quello che è il tema del riscaldamento globale, il tema della decarbonizzazione, il tema della transizione ecologica. È un grandissimo contenitore che ovviamente racchiude in sé tantissimi argomenti, da come arrivare alla, diciamo, decarbonizzazione, qual è il percorso che sarebbe più opportuno dal punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista evidentemente politico. Siamo qui ovviamente con i compagni sodali di Più Europa Lauria, Nicola Cantisani e Domenico Lamboglia, che si presenta sempre con il suo nom de plume che io non riesco a pronunciare, quindi passo, come dire, su questo aspetto. Abbiamo due ospiti che ci fa molto piacere ospitare, Pierluigi Vecchia e Giuseppe Farina. Ve li presento brevemente. Pierluigi Vecchia è un geologo, da più di 25 anni si occupa di energia, ambiente, salute e sicurezza, rapporti con le amministrazioni centrali e locali e con le comunità locali. Ha ricoperto diversi ruoli anche dirigenziali in aziende energetiche, principalmente produttori di fonti fossili, sia in Italia che all'estero. È da sempre curioso dei sistemi energetici, di sostenibilità e transizione energetica. Ed è questa la cosa che più ci fa piacere, è un convinto sostenitore di una corretta diffusione della conoscenza. È docente di diversi corsi di formazione professionale e universitari di scienze della terra, di energia ambiente, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo poi il professor Farina, già docente di tecnologie chimiche industriali in istituto tecnico e chimico, è appunto un chimico, ha svolto anche attività libero-professionali, è un appassionato di politica, in passato è stato anche assessore all'ambiente della provincia di Potenza. Segue con curiosità, ma con competenza, aggiungo io, mentre lui precisa con un certo disincanto, il dibattito sulle fonti di energia. Ho avuto modo di ospitare il professore Farina qui a Lauria, quando abbiamo avviato un primo ragionamento sull'antropocene, sul riscaldamento globale, su queste tematiche, allorché da presidente del Rotary Club. Ebbi modo appunto di contattare alcuni docenti molto bravi della nostra regione Basilicata per approfondire quello che il tema, come dire, veniva lanciato dai Fridays for Future, ma io avrei preferito, e così è stato, poi approfondirlo anche in maniera un po' più scientifica, in maniera un po' più dettagliata. L'intervento del professore Farina in quell'occasione fu molto dirompente. E a maggior ragione molto molto interessante. Credo di essermi dilungato già abbastanza. Nicola nel frattempo probabilmente per ragioni di linea è andato via, quindi passo la parola a Domenico per un saluto e poi Pierluigi e Giuseppe, insomma, o rispondendo alle domande o lanciando anche loro qualche tematica, qualche argomento, insomma, cerchiamo di farci un'oretta, spero abbondante, di conversazione su questo tema che ci interessa molto. Prego, Domenico. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Giuseppe Farina, buonasera Pierluigi e buonasera a tutti coloro che sono in ascolto e in diretta con noi. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che mi fa davvero piacere di avere qui con noi questa sera sia Pierluigi che Giuseppe, perché siamo amici su Facebook, ma di fatto non ci siamo mai conosciuti. Questa è da una parte un vantaggio, ma sottolinea anche una cosa, che quando si è amici su Facebook, ma non si ci è mai visti di persona, vuol dire che un minimo di stima reciproca la si prova e quindi è ancora più un piacere. Questa sera l'incontro sarà, secondo me, molto interessante perché, come abbiamo fatto anche l'altra volta con Più Europa e con Giuseppe, a noi interessa innanzitutto far capire la questione e
e cercare di porla sotto termini e sotto luci quanto più veritiere, attente e attente ai dati soprattutto. Quindi stiamo cercando di fare una disamina dell'argomento, essendo molto attenti a come stanno le cose, tenendo un po' da parte quelli che sono da un lato le faciloneria, dall'altro le ideologie a prescindere sulle cose, che poi di solito le due cose. Quindi io come presentazione ho fatto, se vuoi parto già con una prima domanda e magari Pierluigi e Giuseppe mi danno una risposta, anche perché la prima domanda la voglio fare, diciamo, molto molto netta, fra virgolette. La prima domanda, secondo me, è: secondo voi è fattibile decarbonizzare totalmente il consumo energetico italiano entro 2030 prima e 2050 poi, senza l'uso di fonti fossili? Quindi decarbonizzare, appunto, ma quindi levando anche di mezzo il gas, cioè nel senso, riusciamo da qui a 10 anni, perché il 2030 è fra 7 anni, quindi secondo voi è facile? Ce la possiamo fare? Secondo voi come cosa da questo punto di vista? Prima Pierluigi e poi Giuseppe. Allora, prima Pierluigi, inizio io. La risposta, cioè la domanda, è una domanda da $1 milione, nel senso che dobbiamo partire dalla fotografia dell'oggi, cioè qual è la situazione oggi, e a questo punto poi dobbiamo poi andare a vedere qual è il sogno del futuro, che è la decarbonizzazione al 2030-2050. Ma per raggiungere questo sogno noi dobbiamo costruire un frattempo, no? Va costruita una strada che sia una strada sostenibile, e qui è bene ricordare che cosa si intende per sostenibilità, e andiamo a prendere se volete la più banale ma più complessa allo stesso tempo definizione di sostenibilità, che è quella che viene riconosciuta dall'ONU fondamentalmente, ed è quella sulla base della quale si costruiscono i percorsi del frattempo. Si parla di sostenibilità ambientale, e qui entriamo nel mondo dei cambiamenti climatici, del riscaldamento globale e così via, ma si parla anche di sostenibilità sociale ed economica. No, sono due aspetti che non possono essere allontanati, messi in disparte. Allora ecco che decarbonizzare la società italiana, europea, globale, significa trovare un percorso del frattempo che ci permetta di non farci troppo male, ma di non farci troppo male sia in termini ambientali, sia in termini sociali, sia in termini economici. Termini economici, facile, no? Parliamo di bollette che sono schizzate alle stelle, parliamo di trasformazione totale di qualunque ciclo produttivo, industriale piuttosto che residenziale, piuttosto che dei trasporti, no? Trasformazione totale, totale. L'abbiamo già iniziata, c'è ancora molto da fare. Ecco, bisogna mettere dei paletti, dei punti fissi su questo. Anche perché non è che con una legge si fa la trasformazione, no? Si fa il passaggio. La legge deve accompagnare, e a sua volta deve essere accompagnata da una serie di azioni preparatorie e susseguenti alla legge stessa. Questo è il concetto di sostenibilità economica. Poi c'è la sostenibilità sociale. Chiudere un comparto produttivo significa, e aprirne un altro, significa necessita di un passaggio intermedio, che è quello di avere una quantità impressionante di lavoratori che dall'oggi al domani si ritrovano senza lavoro e che devono essere in qualche modo trasformati, permettetemi questa definizione, devono essere trasformati da un settore lavorativo a un altro settore lavorativo. Questo non può essere fatto così dall'oggi al domani, deve essere fatto con gradualità. Ecco, trovare il giusto equilibrio fra gli aspetti ambientali, sociali ed economici
è la vera scommessa, è la chiave di volta che ci potrà permettere di capire se effettivamente noi riusciremo a decarbonizzarci totalmente, gradualmente, ma poi totalmente, secondo le scadenze che sono le scadenze italiane, ma sono a loro volta le scadenze europee, chiamiamole così. No. Ecco, questa è la scommessa, ma la globalizzazione, positiva o negativa che sia, ma la globalizzazione in questi termini ha un'implicazione molto forte. L'implicazione molto forte è quella che ci facciamo poco se l'Italia si trasforma, ci facciamo poco se l'Europa si trasforma. Dobbiamo trasformarci tutti, no? Uno più veloce, uno più attento agli aspetti ambientali, l'altro più attento e più veloce sugli aspetti sociali, non importa. Però il percorso deve essere fatto da tutti, altrimenti dubito che si riuscirà a raggiungere questo obiettivo. Mi fermo. Vai Giuseppe. Sì, eccomi. Beh, a me sarebbe molto difficile non essere d'accordo con le cose che ha detto Pierluigi, francamente. Il punto di domanda mi sembra essere questo, cioè gli obiettivi che ci siamo dati sono obiettivi raggiungibili o sono obiettivi che sono destinati, almeno nei tempi previsti, insomma, a caricarci di qualche delusione, alla quale dobbiamo pure essere in qualche modo preparati. Io trovo che il clima, non il clima inteso, cioè il clima, almeno per quella che è la natura del dibattito che accompagna, per esempio, la famosa elaborazione dei criteri per la tassonomia, stia un po' cambiando. Cioè nel senso che si comincia a ristabilire un po' di verità dei fatti partendo da quelle che sono le considerazioni che appunto faceva Pierluigi, alla quale io non mi sentirei di non aggiungere altro se non che ci troviamo di fronte al problema di dover raggiungere questo obiettivo tenendo conto che nel frattempo siamo arrivati a un numero enorme di abitanti questo pianeta e che la gran parte di questi abitanti di questo pianeta e che non abita e non ha la fortuna di vivere in questo pezzo di Occidente libero, democratico, con tutti i problemi che abbiamo ben sviluppato e che ambisce ad avere insomma questi, non dico questi stili di vita, so che insomma l'argomento è come dire scivoloso, perché poi su questa cosa del modello di sviluppo si aprono tutte le discussioni inutili che si sono aperte in questo frangente. Io credo che poi magari diremo qualcosa sugli aspetti diciamo più tecnici, però qual è il punto? È cominciare a parlare un linguaggio anche di verità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Ma il linguaggio di verità significa che non ci dobbiamo reciprocamente raccontare delle cose che non stanno in piedi. Questo non è il peggiore dei mondi, contrariamente a quello che molti di noi che abbiamo una certa età diciamo, non abbiamo particolari meriti, ma insomma se dovessimo esaminare come sono andate le cose negli ultimi 75 anni, dovremmo dirci mai abbiamo vissuto un periodo di pace così lungo. Certo questo non significa che non ci siano stati conflitti locali, ma sanguinosi, tutto quello che ognuno di noi sa. Si è raggiunto un certo livello di benessere diffuso anche in paesi che prima se lo sognavano. Io quando avevo 18 anni, cioè ho avuto anch'io 18 anni, l'India era famosa per la fame in India, oltre che per la tigre di Montpracem. Oggi noi sappiamo che insomma l'India insomma è un paese che con tutti i problemi, per carità, che ha un paese di circa credo 1 miliardo di abitanti, però di fattio insomma è un paese che produce, che esporta, che non parliamo della Cina, non parliamo della stessa Russia. Abbiamo quindi un mondo che non è il peggiore dei mondi e gli stessi giovani non possiamo lanciare il messaggio che di qui a
poco questo mondo è destinato a finire. Certo, abbiamo un enorme problema del quale è inutile sottolineare l'importanza e la gravità, ma dobbiamo, credo, confidare sul fatto che da questo non si scappa, cioè dal trovare soluzioni, soluzioni ragionevoli, soluzioni non illusorie, che abbandonino per certi aspetti quella che è stata, insomma, l'impronta di questo dibattito in questi anni e della quale sentiamo ancora oggi. A me, tu Italo, mi hai presentato come appassionato di politica, io per carità, ma non è per reintrodurre elementi di polemica. Però sai, quando il segretario del maggior partito italiano della sinistra dice che non gli piace come stanno lavorando in Europa perché a lui non piace il gas e non piace il nucleare, insomma, un po' uno si preoccupa perché dice: vabbè, ma insomma, allora questo dibattito che sembrerebbe svilupparsi su, insomma, in modo un po' diverso da come è stato negli anni passati, se lo vogliamo far tornare al punto in cui era, facciamolo tornare, ma non ci caviamo un ragno dal buco rispetto alle questioni, insomma. Poi nei giorni, perché io ho l'impressione che ci sia una sorta di ostilità ideologica ancora permanente rispetto ad alcune questioni. Ho detto per scherzare prima con Pierluigi che ci siamo conosciuti al tempo per via indiretta di quel esaltato e inutile referendum sulla durata delle concessioni a mare entro le 12 miglia. Non era altro quel referendum. Oggi noi ci rendiamo conto che anche quel referendum è un referendum che ha posto le basi, per esempio, per quello che in un articolo io ho letto Pierluigi di qualche giorno fa, Pierluigi metteva in risalto, cioè come va avanti un paese che tiene bloccato il dibattito sulla possibilità di incrementare la produzione di metano per anni sulla base di pregiudizi che sono puramente ideologici e che sono pregiudizi che però possono far male alla tasca poi delle famiglie, insomma. Certo, poi Pierluigi sa meglio di me come si forma il prezzo del metano, non è solo, però insomma, adesso senza scomodare queste discussioni, io vedo dei segnali positivi per come si sviluppa il dibattito, vedo però anche alcuni segnali negativi, soprattutto, insomma, faccio prevalere la mia passione politica nella parte che più sentirei in qualche modo vicina, alla quale, piaccia o non piaccia, insomma, sono affidate responsabilità molto grandi per il nostro paese, ecco. Intanto ringrazio i primi due interventi. Giuseppe, allora, il tema è chiaro che è anche un tema politico e il tuo intervento mi interessa sia da un punto di vista scientifico, mi interessa anche da un punto di vista politico, perché il richiamo che facevi tu al segretario Letta, che ha avuto il plauso di Europa Verde che abbiamo ospitato nel nostro precedente incontro, secondo me è appunto un passaggio più ideologico che invece è basato sui numeri, è basato sui dati, è basato sulla scienza, che peraltro non tiene conto. Quindi ci fa piacere anche parlare di politica stasera, non solo di dati, che però sono fondamentali, ma anche di politica. E dicevo, non tiene conto né della questione del mix energetico, che poi era un po' la domanda iniziale che pure Domenico aveva in parte, insomma, impostato, e non tiene conto neanche di quello che a livello europeo, e questo è ancora più grave perché l'Italia si deve muovere, abbiamo detto prima, già il contesto europeo è troppo piccolo per risolvere tutti i problemi, ma se immaginiamo che neanche a livello europeo riusciamo a inserirci nel dibattito del mix energetico tra Francia e Germania, quindi il nucleare e il gas, significa appunto che la nostra politica è una politica, appunto, di uno dei partiti principali, è una politica miope, è una politica che preferisce appoggiarsi su, appunto, fare una leva
sentimentale, ideologica o altro, piuttosto che invece, come dire, affrontare in maniera più razionale la questione. Mi perdonate ancora per questo lungo intervento, ma passo la parola a Nicola, che forse riesce a intervenire anche lui e magari pone qualche questione su cui, come dire, dibattere e ragionare. Grazie. Eccomi. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e ben ritrovati alla nuova diretta di Pieroba Lauria. Ringrazio e saluto i nostri due ospiti, Pierluigi Vecchi e Giuseppe Farina, per aver accettato l'invito per questa chiacchierata. Io volevo porre una domanda a entrambi sulla transizione energetica. Noi quasi che vorremmo che già da domani producessimo il 100% dell'energia del nostro fabbisogno, del fabbisogno italiano, già con le fonti rinnovabili. Ma il problema è che fino ad oggi la percentuale di fabbisogno energetico italiano prodotto con le fonti rinnovabili è pari al 43% circa. Abbiamo un fabbisogno totale italiano di circa 320 terawattora, il quale noi come Italia importiamo il 10% dall'estero. Quindi questo già è un dato significativo per dire che noi vogliamo produrre il 100% di energia con le fonti rinnovabili, ma nella realtà dei fatti noi importiamo energia dall'estero anche perché non riusciamo a soddisfare appunto il nostro fabbisogno. Metto le mani avanti e faccio finta di essere nel 2040 e penso che ho l'energia sia prodotta in Italia dal 50% di fonte fossile e 50% di fonte rinnovabile. E arrivo appunto alla domanda. Fra 20-30 anni noi avremo ancora a nostra disposizione fonti fossili o rischiamo che nel 2050, nel 2060 avremmo un deficit energetico per cui il nostro fabbisogno sarà soddisfatto al 60-70%? E questa è la mia domanda. Grazie. Rispondo io? Inizio io, Giuseppe? Allora, dunque, perdonami Nicola, due correzioni devo fare. La prima, no, ma è giusto per puntualizzare, no? Tu dicevi che oggi noi produciamo circa il 48% del nostro fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. Non è proprio così. Noi produciamo il 48% del nostro fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili, 48, 46, 45 a seconda, no, però l'ordine di grandezza è è una percentuale sulla domanda di elettrico, di elettricità. L'elettricità è solo una quota parte dell'energia di cui noi abbiamo bisogno. Ci sono i trasporti, c'è il calore. No, calore inteso come residenziale industriale, no? Ecco, perché se poi noi andiamo a vedere nel dettaglio all'interno dell'intera domanda di energia, ecco che le rinnovabili calano necessariamente e arrivano al 16, 18, 20 a volte in alcuni momenti, no? 20% del fabbisogno energetico. Sono il 45-46% del fabbisogno elettrico, sono il 20% del fabbisogno energetico. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è l'altro numero, diciamo, è che noi importiamo il 10, 11, 12, a seconda degli anni, per cento dell'elettricità che consumiamo, non dell'energia. Perché puntualizzo questo aspetto? Perché è importante capire che quando parliamo di energia non parliamo solo di elettricità. La parte del leone in termini di energia viene dal calore,
dal calore e dai trasporti. L'elettricità è meno di un terzo rispetto al nostro fabbisogno energetico totale. Ed è il motivo per cui ecco che le rinnovabili arrancano ancora di più, ma arrancano perché hanno dei limiti tecnologici. Possono essere stati limiti politici, se volete. Oggi non ci sono più i limiti, anzi, siamo al contrario, no? Oggi c'è una spinta fortissima verso le rinnovabili. Il problema è che ci sono dei limiti tecnologici. Ci sono limiti tecnologici di produzione, di rendimento, limiti tecnologici di infrastrutture per il trasporto. Parliamo di elettricità in particolare, ma se vogliamo parlare di trasporto, ci sono limiti tecnologici legati al fatto che una macchina elettrica con un pieno quanti chilometri fa? Una macchina diesel, cioè comunque a combustione interna, con un pieno quanti chilometri fa? Con che cosa facciamo il pieno? Lo facciamo con l'elettricità, con le batterie. Ecco che si entra in tutto un altro mondo, che è il mondo dello stoccaggio dell'energia elettrica. No? Il mondo dello stoccaggio dell'energia elettrica è un mondo a sé stante, è un mondo che sta esplodendo, nel senso che sta salendo moltissimo. E anche qui abbiamo dei limiti tecnologici. Il rendimento delle batterie non è una questione banale. Noi siamo abituati ad avere i nostri cellulari che col tempo hanno una carica che dura sempre meno, perché la batteria, vai e vai che la riciclo, che la ricarico, la batteria perde la sua capacità, perde un pezzetto per volta della sua capacità. Una macchina elettrica, quando ha una batteria che è arrivata al 75% del suo rendimento, ecco che quella batteria non va più bene, non ce la fa più a far andare la macchina. E poi le batterie con cosa sono fatte? Ecco che entriamo in tutto un altro mondo, che è il mondo del reperimento della materia prima, il reperimento dei minerali, delle terre rare, dei minerali. Quindi entriamo nel mondo del minerario, delle miniere. Faccio un esempio banalissimo, se volete, no? Potrebbe anche essere un po' una stupidaggine, ma è giusto per capirci. Allora, i pannelli solari sono fondamentalmente fatti di due tipi. Il primo tipo è a film di silicio, il secondo tipo è a film di polimeri. Grossolanamente, sto semplificando. Bene, silicio, anzi, iniziamo dai polimeri. Polimeri, plastiche, petrolio. Silicio è un minerale che va estratto nelle miniere. Il principale produttore di silicio al mondo oggi è la Cina. La Cina è il principale produttore di silicio e le miniere cinesi di silicio vanno a carbone. Capite il controsenso, se volete? Non sto dicendo che è sbagliato tutto ciò. Sto dicendo che noi dobbiamo maneggiare con cura le cose che però dobbiamo conoscere. Ecco che quindi il mondo del mix il concetto di mix energetico è un concetto che deve necessariamente prendere in considerazione attentamente tutti gli aspetti. Altrimenti, e qui avendo introdotto il concetto di terre rare, minerali, miniere, ecco che ritorniamo al concetto di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Noi rischiamo di riproporre, magari in luoghi diversi, ma riproporre esattamente le stesse problematiche che ieri sono state generate in alcune parti del mondo da alcuni principali produttori di idrocarburi, di fonti fossili, in termini di insostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ecco che bisogna fare molta attenzione quando si parla di mix energetico del futuro, quando si parla di rinnovabili. Le rinnovabili si portano sulle spalle dei potenziali problemi che sono enormi, enormi. Ecco che quindi questo è un primo aspetto. Poi la tua domanda era, Nicola, fondamentalmente quanti idrocarburi ci sono ancora, no? Cioè, alla fine era questa la domanda.
È una domanda da mille punti anche questa, nel senso che ad oggi noi conosciamo un numero, no? Noi abbiamo un ordine di grandezza delle riserve che sono ancora presenti nel sottosuolo italiano e di altri paesi, no? Il problema è che questo numero cambia di anno in anno, non solo perché noi nel frattempo produciamo e consumiamo idrocarburi, ma anche perché nel frattempo si fa nuova ricerca e quindi si trovano nuovi giacimenti di idrocarburi. È per questo che è difficile dire quanto ce n'è ancora. E a maggior ragione è difficile dire quanto ce n'è ancora in Italia di gas e o di petrolio. Concentriamoci sul gas, no? È difficile dire quanto ce n'è ancora. Ce n'è tanto. Almeno il numero che oggi noi conosciamo è un numero che permetterebbe di affrancarci, non totalmente, ma affrancarci in parte dalle importazioni. Avrebbe questo un effetto sulla bolletta, un effetto immediato sulle nostre bollette di casa? No, perché il prezzo del gas segue delle logiche che sono diverse, cioè diciamo anche qui molto semplificando, sono logiche che analoghe a quelle del petrolio e che sono in qualche modo legate al gioco fra domanda e offerta e alla disponibilità a livello globale, non italiano, della riserva, no? Quindi probabilmente non avrebbe, anzi molto probabilmente, trovare nuovi giacimenti sotto i nostri piedi in Italia non avrebbe un effetto immediato sulla nostra bolletta di casa, di cittadini. Avrebbe però un beneficio sicuramente in termini di riduzione delle importazioni, ma riduzione delle importazioni sì in termini economici, ma anche in termini ambientali. Importare il gas inquina, c'è niente da fare. Inquina molto più che produrlo sotto casa, no? Quindi avrebbe dei ritorni ambientali positivi, avrebbe dei ritorni ambientali in termini occupazionali, avrebbe dei ritorni ambientali. Pierluigi, interrompo perché hai detto una cosa che è controintuitiva e sulla quale, come dire, noi più volte abbiamo, come dire, cercato di ragionare. Cioè, sotto casa è più vantaggioso. Vallo a spiegare però ai famosi NIMBY che spesso e volentieri ci dicono il contrario, anzi non spesso, sempre ci dicono il contrario, perché occhio non vede, come cuore non duole, non mi ricordo bene, perché importarlo dal Kazakistan può sembrare, come dire, molto più decoroso, mettiamola così, cioè non ci vediamo il, non lo so, l'impianto o quello che è sotto casa e ci sentiamo anche con la coscienza più pulita e più a posto. Vorrei che facessi un piccolissimo, una piccolissima precisazione in più su questo punto, perché secondo me questo è politicamente importante oltre che economicamente. Ma guarda, è molto semplice, io ho un approccio scientifico, no? La politica, per quanto mi appassiona, mi interessa, così la metto da parte in questo momento. Il mio approccio è tecnico e scientifico. E ci sono dati, ci sono pubblicazioni, ci sono fatti, diciamo, che dimostrano molto chiaramente, proprio su esempi italiani, no? Dimostrano molto chiaramente che e importare il gas in Italia ha un come si dice, una quantità di emissioni di gas serra in atmosfera di un ordine di grandezza di circa il 20, fra il 20 e il 30% in più rispetto al produrlo in Italia, no? Produrre, estrarre quello che c'è in Italia. Questo è in termini ambientali un aspetto non banale. Non banale, no? Cioè noi per avere, adesso lo dico in maniera forse un po' troppo, però per avere il nostro giardino pulito inquiniamo di più. Questo è, se volete vi do i riferimenti delle pubblicazioni, no? Cioè è molto chiaro questo aspetto, primo fatto. Secondo fatto, in termini di ricadute economiche, no, in termini di cadute, anzi geopolitiche, noi continuiamo ad avere questa fortissima dipendenza
da paesi, ecco, sentivo il telegiornale stasera, no? Sembra sempre più acclarato, non voglio dire che è acclarato, ma sembra sempre più acclarato che ci sia stato un chiaro obiettivo politico nel chiudere i rubinetti dalla Russia verso l'Europa, i rubinetti del gas, i tubi del gas. No? Ecco, essere dipendenti da paesi che sono in qualche modo instabili, non chiari, che sono poi i principali produttori, perché o viene dalla Russia, o viene dalla Libia, o viene dalla Norvegia, dall'Olanda, e lì va bene. Però ecco, capisci, il problema è questo, ci sono implicazioni ambientali, implicazioni economiche, implicazioni geopolitiche. Noi non è che risolviamo producendo il gas che abbiamo, non diventiamo assolutamente autonomi e autosufficienti, però potremmo alleggerire questa dipendenza. Concludo e lascio la parola a Giuseppe, perché vorrei introdurre un concetto che magari sviluppiamo dopo. Questo non significa, non vuole significare, io non voglio dire che quindi gas sì e pannelli, pale, no. No. Cioè è importante questo aspetto, eh? È estremamente importante. Io sono uno strenuo difensore del mix energetico, dove però non può esistere la contrapposizione fra fossili e rinnovabili, cioè cattivi e buoni, e grigi e verdi, perché le rinnovabili non sono verdi, sono rinnovabili, ma non sono verdi. Non deve esistere questa contrapposizione, cioè insieme piuttosto che invece. Ecco, questo è il concetto, insomma. Ma io, insomma, molto semplicemente arriverei a queste conclusioni, cioè qual è il limite fondamentale delle rinnovabili, insomma? Il limite fondamentale è che hanno una bassa densità energetica e che sono intermittenti, come ormai tutti sappiamo, e quindi è difficile poi accumulare energia per servirsene quando questa è richiesto. Ora, questo è un limite evidente, e se noi guardassimo un pochino anche a quello che ci è successo negli ultimi secoli, noi dovremmo, insomma, mi piace farlo per paradosso, cominciare anche qua a ristabilire un po' di verità e come dire, santificare un po' il petrolio piuttosto che continuare a criminalizzare il petrolio, perché l'uso del petrolio, l'uso delle fonti fossili, ha significato poter disporre di energia da materiali che avevano un'alta densità energetica. Perché? E perché nel corso dei milioni di anni, insomma, l'energia solare, perché poi di questo parliamo prevalentemente quando parliamo anche di tutte le altre forme di energia rinnovabili, perché in fondo anche l'idroelettrica ha a che fare con quelli che sono i cambiamenti di temperatura, il movimento dell'aria e così via, e ne abbiamo potuto godere costruendo quindi le condizioni per liberare gran parte, buona parte dell'umanità dalla schiavitù del lavoro manuale. Insomma, questa è la nostra storia. Quindi cominciamo con ristabilire un pochino, come dire, la verità dei fatti rispetto a una criminalizzazione di alcune dei materiali fossili che hanno permesso all'umanità, insieme all'idrogeno, che poi è l'altro con la sintesi dell'ammoniaca, sulla quale poi magari si potrà dire qualcosa rispetto alle ipotesi di recupero della CO2, no? E quindi cominciamo a ristabilire questo. Pierluigi ha detto bene, tra l'altro, insomma, anche le rinnovabili sono tipi di energie che hanno bisogno di essere, per così dire, infrastrutturati. Per essere infrastrutturati hanno bisogno, almeno alcuni tipi di esse, di grandi quantità di cemento e acciaio. E cemento e acciaio, oltre altri materiali, vetro, alluminio, eccetera,
Noi non è che allo stato attuale delle cose le possiamo produrre senza far ricorso ad energia. Ed energia facilmente disponibile, gratis per così dire, senza. Non sappiamo facilmente come uscirne da questo loop che si crea intorno a queste discussioni, se non appunto guardando a tutte le questioni che stanno in piedi, non dirò con uno sciocco ottimismo, ma confidando sulla tecnologia, non sulle scelte per così dire che hanno a che fare semplicemente con la passione, perché è facile dire, ah, beh, insomma. Sono rinnovabili, ma insomma, Luigi ne ha fatto qualche esempio, se dovrebbero fare altri, ma ogni qualvolta noi usiamo l'energia, dobbiamo tener conto del bilancio energetico e del bilancio materiale che comporta produrre una certa quantità di energia. E noi di energia, piaccia o non piaccia, ne abbiamo un drammatico bisogno. Non è pensabile che noi si possa, certo, possiamo fare qui mille discussioni su come ottimizzare, efficientare, migliorare i cicli termodinamici, e si fanno di queste non solo discussioni, ma si fanno passi avanti notevoli. Pensate ai rendimenti dei motori, che non sono i rendimenti che avevamo, e al consumo anche dei nuovi motori a combustibili tradizionali, per così dire, che non sono i motori. Con rendimenti di 30 anni fa, 40 anni fa, sono rendimenti notevoli, sapendo però che c'è un limite anche in questo, che non è un limite che è posto dalla cattiva volontà degli uomini, è posto dalla termodinamica. E noi non possiamo andare contro le leggi della termodinamica, possiamo, conoscendole, possiamo far di tutto per migliorare le cose, ma non naturalmente illudendoci che si possa fare qualcosa di molto diverso. Ora, quante sono riserve? È chiaro che sono riserve esauribili. Quando esauribili? Beh, insomma, anche qua, meno se ne cerca, meno se ne trova. Ora, naturalmente, è chiaro che questo non può significare. Dobbiamo sapere che noi dobbiamo andare verso un abbandono dell'uso dei combustibili fossili, non solo perché esauribili e che quindi tra chissà quando nessuno è in grado di dirlo non ne avremo più, ma anche gli altri materiali non ne avremo più, perché quando per esempio noi parliamo alle batterie a ioni litio, ma il litio non è che è inesauribile, o quantomeno se oggi il litio lo troviamo a qualche metro, poi bisognerà scendere per trovare sto benedetto litio, perché poi se ne trovano in quantità modestissime, bisogna raffinarlo, bisogna separarlo, bisogna estrarlo, bisogna trasportarlo, e per fare tutto questo c'è bisogno comunque di energia. Non abbiamo, cioè, non si fa così, voglio dire, il lavoro di togliere la silice da qualche parte. Il problema è che tutto il mondo dell'energia, come l'abbiamo conosciuto finora, ruota, ma fatemi fare un po' il chimico, intorno a solo tre elementi: carbonio, idrogeno e ossigeno. E ruotando in questi tre soli elementi, noi tutto sommato stiamo ragionando all'infinito di come appunto dalla combinazione di carbonio, idrogeno e ossigeno, adesso ovviamente la semplifico forse un po' troppo, riusciamo a risolvere questo dannato puzzle. Perché poi magari se ne parlerà, perché quando noi anche ci concentriamo, l'attenzione viene concentrata sulla cattura della CO2, sulla cattura della CO2, poi ci dobbiamo chiedere di questa CO2, che in qualche modo, non sempre, naturalmente anche qua, un po' ne taccio perché sennò prendo anche altre discussioni, perché la cattura della CO2 si fa su grandi impianti, oggi. Non si fa sul piccolo impianto, non si fa su quantità modeste che poi deve essere trasportato. E se quando ero appassionato Italo di queste discussioni sul NIMBY, insomma, il piccolo è bello, insomma, lasciamo perdere anche di queste discussioni sul piccolo e belle che ci interessano, tra l'altro, ma qui veramente, insomma, rischio di andare fuori tema rispetto alle cose che ci siamo di detto. Il picco è bello, un bel niente,
Se noi la dovessimo riportare all'attualità anche della nostra regione e non solo della nostra regione, picco e bello non significa assolutamente nulla. Dobbiamo parlare del deposito unico delle scorie nucleari. Il picco e bello, adesso è piccola la cosa, nel senso che abbiamo decine di centri di raccolta e smaltimento, occultamento, chiamate come volete voi, di scorie nucleari, ma noi risolviamo il problema col grande impianto, non lo risolviamo col piccolo impianto. Naturalmente, perdonerà Pierluigi, hanno le orecchie più attente i miei corregionali, perché di questi giorni una discussione su una centrale a biomasse, prima era al carbone, poi l'abbiamo avuto insomma a olio combustibile, poi a biomassa, una centrale Enel di un paese a metà strada, cioè a metà confine fra la Calabria e la Basilicata, una centrale elettrica, nella quale adesso insomma viene fuori anche là una discussione sulle quantità di trattare di biomasse, come se insomma, però insomma questo è un argomento troppo specifico. Insomma, questa è un po' la mia confusa opinione su questa questione appunto, di quanto dureranno le riserve. C'è cioè, Pierluigi che molto meglio di me sa come stanno le cose, pare che anche nel suo articolo fossero riportati i dati fra quelle che sono le riserve certe, quelle trovate, quelle possibili, insomma. Ora è chiaro che, ma tanto è vero, poi davvero mi taccio, che una bella discussione anche qua paradossale è quella dell'uso della CO2, la cattura dell'uso della CO2 per poi riconvertirlo niente meno che in metanolo, in benzina, in metano, cioè invertendo quelli che sono anche qua l'idrogeno, però gioca la sua parte e qualcuno dovrà dire come si fa l'idrogeno. Insomma, classicamente si faceva in un modo molto utile, tra l'altro, appunto per la sintesi dell'ammoniaca, no? E adesso invece noi stiamo cercando di utilizzare questo idrogeno, però l'idrogeno va prodotto, perché anche questa non è una fantasia. Voglio dire, o la questione la si prende per quella che è, altrimenti è chiaro che se noi diciamo l'idrogeno brucia, non produce anidride carbonica, sì, ma l'idrogeno a sua volta va prodotto. L'idrogeno non può essere, come dire, è la sostanza, è l'elemento più innaturale che ci sia per certi aspetti, paradossalmente, nel senso che proprio per le sue caratteristiche è sempre combinato, quindi io non è che lo trovo da qualche parte così, insomma. Guarda, Allora, io colgo, intanto, scusa, io colgo. no, perdonami. No, volevo giusto un attimo, intanto, come dire, ringraziare perché stiamo entrando ancora di più in questioni tecniche. Ma prima di andare avanti con altre domande o quant'altro, e proprio per ribadire il tema dati scientifici e politica, che comunque, ripeto, da cui difficilmente possiamo prescindere, mi premeva proprio per dovere di cronaca, riportare questo messaggio, di Enrico Di Giorgio, l'ingegnere Di Giorgio, che, se non vado errato, presidente di Lega Ambiente Lauria, che ovviamente ci invita a fare, come dire, ulteriori approfondimenti anche sui vantaggi delle rinnovabili e ci lancia anche, come dire, Io posso rispondere. non voglio banalizzare, non voglio dire il chi ti paga No, di no. come dire, di grillesca memoria. Ma insomma, questo passaggio è interessante. E poi Allora. volevo. No, giusto fammi completare da me questa fase qua come dire, sugli interventi, perché comunque ci fa piacere che comunque ci seguono, ci stimolano e secondo me è uno stimolo comunque per un dibattito ulteriore anche con Enrico Di Giorgio, che sicuramente dice cose interessanti. La professoressa Marinelli pure, insomma, ci sta seguendo. Ci
ci dice cose, insomma, ci chiede pure lei qualche informazione in più. Non so se qualcuno di voi vuole dare un riscontro. E poi l'ultimo, così poi dopo ritorniamo a noi, ma mi interessava, quindi Nunzio Riolo, che è stato anche citato prima nei nostri, diciamo, ragionamenti, che invece appunto pure ci fa una serie di questioni interessanti. Ora tutto il messaggio non riusciamo a leggerlo, non so chi dei due vuole rispondere a questa, anche a questa domanda, e insomma sono questioni interessanti anche queste. Ultima nota polemico-politica, l'ingegnere Policastro, anche lui ci sta dicendo che la politica, perché c'entra la politica sempre. Fatto un paio di interventi, ora voglio dire, non c'è bisogno neanche che li riguardiamo tutti. Questo sullo stoccaggio delle scorie nucleari, un altro invece sul bonus 100%. In entrambi i casi, appunto, tecnica e politica c'entrano, perché le scelte della politica poi hanno delle ricadute importantissime sulla vita di tutti noi, hanno delle ricadute importanti anche su quello che è uno dei temi fondamentali, appunto, dei prossimi 30 anni e anche più. E, ripeto, se qualcuno vuole rispondere a qualcuna di quelle domande va benissimo. Nel frattempo però passo la parola a Domenico. Allora, io nello specifico mi voglio rispondere a Enrico, perché è il commento che più mi fa rabbia in questo, rabbia, però rabbia buona, non rabbia cattiva. Mi fa rabbia perché, allora, Enrico, da presidente di Legambiente, mi chiede di invitare qualcuno per alzare il livello del confronto a favore delle rinnovabili. Ora, io e Enrico ci conosciamo da tanto e mi fa rabbia che qualcuno qui possa pensare che noi abbiamo voluto questi incontri per, non per essere a favore della transizione ecologica o di migliorare la condizione ambientale del pianeta, ma piuttosto di andargli contro. Mi fa molto rabbia questa cosa qua, perché è l'esatto contrario. Però noi riteniamo che questa trasformazione, questa situazione, questa condizione attuale vada approfondita e capita. Io e Enrico, in anni che ci conosciamo, abbiamo parlato di tante belle cose, di tanti bellissimi progetti rinnovabili, di cose che si possono fare, e tu sai che io ho la massima stima e mi esalto quando sento parlare di cose del genere. Però non ho ancora trovato nessuno che mi spieghi come fare a rimpiazzare i terawattora che ci servono per mandare avanti questa nazione, ma il mondo in generale, con l'aumento di energia che ci servirà nei prossimi anni, con l'aumento di popolazione. Cioè, quello che a me fa rabbia è che qui, in questa chat, in questo gruppo, ci sono persone che ci tengono alla transizione energetica, ci tengono a che il pianeta stia meglio, ci tengono a che... Credo di poter parlare anche per Pierluigi e per Giuseppe. Cioè, a me questa retorica per cui, se uno poco poco si sforza di dire ragazzi, attenzione, perché se per accendere la luce di casa oggi lo si fa con un fiammifero di petrolio e domani lo dobbiamo fare con 8.000 casse di fiammiferi fotovoltaici, e non ho dove metterli, non so come farli, finiscono i bastoncini di legno per fare fiammiferi fotovoltaici. Allora, io non accetto questa visione per cui mi si chiede di essere più parziale, perché la parzialità ad oggi sta nel raccontare come stanno le cose, perché io vedo uno sbilanciamento tremendo a favore di tesi e teorie sulle fantomatiche rinnovabili che non stanno né in cielo né in terra. La maggior parte dei se andiamo a vedere anche in ambito rinnovabile, la maggior parte di paesi al mondo che hanno una buona fetta di rinnovabili lo fanno con l'idroelettrico, con le dighe. La Cina,
la transizione energetica la fa con una riga che rallenta l'asse terrestre e con altre che prosciugherà le risorse idriche dell'India. Cioè, mi fa rabbia, perché devo passare io per quello non ambientalista? È arrivato il momento di un ambientalismo consapevole. Le persone, secondo me, che ci seguono, e le persone in generale, devono cominciare a rendersi conto che le cose non sono facili. Come diceva anche Giuseppe prima e Pierluigi, non è una cosa che fai così. Magari te ne rendi anche conto, la gente che ci segue lo sa che non basta fare così. Il problema è che non basta fare così, 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 cioè non bisogna fare così. Cioè è un problema così complesso, così articolato, come diceva pure Pierluigi, l'economia, la società, cioè parliamo di una sfida, forse di una delle sfide più grandi dell'uomo. Ma come diceva Giuseppe prima, l'unico modo per affrontare le sfide è con la scienza e la conoscenza. Con le chiacchiere non se ne affrontano sfide. Allora, se io devo passare io per un non ambientalista semplicemente perché porto avanti la questione per cui spegnere una centrale, parliamo della Germania, spegnere 3 centrali nucleari l'altro giorno ha portato a un aumento di rilascio di CO2 nell'aria mostruoso, mostruoso. Allora, cioè, vogliamo cominciare a parlare seriamente e guardando a come stanno le cose, guardando a come stanno. Io perciò ci tengo ai dati, perché è vero che i numeri c'è chi li fa parlare in un modo e chi li fa parlare in un altro. Posso essere anche d'accordo su questo. Però intanto cominciamo a capire le grandezze, perché in tanti si perdono le grandezze. Anche l'altra volta facevamo il discorso dei 2 miliardi di persone che hanno bisogno semplicemente di accendere la luce in casa, non di avere l'iPhone o di avere la pelliccia, ma di accendere la luce in casa. Allora, se parliamo di queste cose, non accetto che Enrico mi dica che io non sono ambientalista o che dobbiamo bilanciare le cose, perché noi le stiamo bilanciando così, raccontando le cose come stanno. Chiudo rispondendo anche alla signora Marinelli, che non conosco di persona. Nessuno qui sta dicendo che non è importante fare una transizione energetica. Stiamo dicendo un'altra cosa. Stiamo dicendo che, al netto del fatto che dobbiamo farla, uno, dobbiamo capire come farla. Perché, come diceva Pierluigi, e come parlavamo del fatto della Germania, se noi domani mattina spegniamo 3 centrali a gas e per recuperare ne accendiamo 2 a carbone, non abbiamo risolto niente. Quindi semplicemente la stiamo prendendo dalla strada sbagliata. Certo che dobbiamo affrontare la transizione, certo che dobbiamo ridurre le emissioni, ma dobbiamo essere consapevoli del come funziona, del come farlo. E io credo che questo sia bilanciare le cose, perché mi sembra uno sbilanciamento totale a favore di fantomatiche visioni. Poi vabbè, io poi voglio sapere da Giuseppe quando sarà, se avremo tempo, se no poi gliela faccio in privato la domanda, come facciamo, perché anche lì, in una previsione di decarbonizzazione totale e tutta fatta con combustibili, con risorse rinnovabili, noi dovremmo produrre in estate il quadruplo, cioè pannellizzando con pannelli solari il mondo, produrremmo il mondo, l'Italia, produrremmo d'estate 4 volte l'energia che ci serve, 4 volte, al netto di quella che butteremo perché non ci servirà. Ma quella che stoccheremo per portarla a gennaio, quando non c'è sole e quando le ore di sole sono di meno, ma esiste oggi? No! Perché si dice che il nucleare, al netto del fatto che non esiste il nucleare di quarta generazione, lì anche là, classica diatriba politica che come al solito non porta a nulla, ma mi si dice che il nucleare pulito non esiste perché ci vogliono 30 anni. Esiste oggi una batteria, uno stoccaggio capace di portarmi la corrente che produca ad agosto, di portarmela a febbraio? Io non lo so, non lo conosco, da quello che credo di informarmi, che ho di legge non ne ho visti. Poi, scusatemi, mi fervoro, perché se mi danno del non ambientalista a me mi girano le scatole, perché io sono un amante della natura. Mi esalto quando sento parlare di questioni ambientali, di come una cosa può risolverne un'altra, di come la genialità dell'uomo può risolvere. E però è complesso. E allora quando mi dici che
viene fatto con fagioleria? No, mi girano, perché la fagioleria è quella di dire ok, domani facciamo i pannelli, abbiamo fatto. No, questa è una stronzata, scusatemi, facile da dire. No, io volevo, siccome credo che Pierluigi sia stato stimolato in particolare dalla domanda sulla geotermia, no? Sulla quale io non ho assolutamente che dire, due osservazioni. Una da Antonella, che invece io conosco bene, è una carissima amica, che è questo: ma transizione energetica, Antonella saprà che c'è una discussione in corso per fissare i criteri tecnici per dare il bollino di attività sostenibile secondo i vari documenti, con un percorso molto lungo, accidentato, che però è in corso di definizioni, adesso non lo so, ma penso che nel giro di qualche mese si dovrà. Ora, naturalmente lì c'è una discussione aperta, perché sono di quelle decisioni europee, con il varo di norme tecniche, e che determineranno i flussi finanziari, e quindi che faranno quello che un po' diceva Pierluigi, cioè spingeranno verso un'economia piuttosto che verso un altro, verso investimenti. Quindi non è una discussione astratta. Ora, che la Commissione europea, o meglio il comitato tecnico, che per il momento ha elaborato quel documento consegnato, che posto ancora deve essere discusso, validato, eccetera eccetera, abbia avuto il coraggio, insomma, di fissare la possibilità di mettere con regole già di per sé molto stringenti rispetto alle emissioni di CO2, no? Per il metano, per esempio, insomma, secondo me è un fatto positivo, come lo è aver introdotto il problema della possibilità di ricorrere anche al nucleare. Poi ce ne parlerà meglio l'avvocato dell'Atomo, però io ho accennato prima a una cosa molto singolare, cioè che mi permette, credo, anche di rispondere un pochino a quelle osservazioni che sono state fatte gli amici e i nemici di non so cosa, insomma. La cosa che mi va di dire, noi dobbiamo ricostruirle un po' di verità rispetto a questo, perché noi ci stiamo dannando l'anima, cioè adesso vedo che è un po' scomparso dall'orizzonte della discussione l'idrogeno, no? C'è un tono sull'idrogeno. Allora, abbiamo perso la linea per qualche secondo. No, scusami, dicevo che vedo che un po' scomparsa dalla discussione, almeno di massa, si diceva un tempo, la questione dell'idrogeno verde, grigio, blu, eccetera. Ora, l'idrogeno, che ripeto, ha insieme al petrolio, no? Ha avuto il merito di aver favorito l'esplosione demografica, no? Attraverso la sintesi dell'ammoniaca e il petrolio, attraverso l'uso delle macchine, comprese le macchine agricole, per sfamare milioni di persone, e non solo quelli che dopo farei un po' di populismo a mia volta, va prodotta. Finora noi producevamo il petrolio attraverso lo steam reforming e attraverso il metano. Bene. Ora noi ci stiamo dannando l'anima per dire che invece dobbiamo fare un'altra cosa, anche quella sulla quale è opportuno che si discuta, cioè catturarla l'anidride carbonica, no? E riconvertirla in qualche modo a combustibile. Ora è chiaro che anche là c'è un bilancio di massa di energia del quale tener conto, perché se alla fine della fiera io comunque immetto anidride carbonico e comunque spendo molta più energia di quanta poi ne riesca a rendere utile, dico molta più, perché anche questa è una legge contro la quale noi non ci possiamo fare niente. La legge è quella che noi, per poter rendere l'energia disponibile e utile, ne dobbiamo spendere una quantità maggiore. Non è che è una questione che ha a che fare appunto con rinnovabili, non rinnovabili, come sono belle e come non sono belle. Quella è la verità, cioè quella insomma, un po' mi taccio perché mi faccio prendere un po' dalla passione per queste discussioni. Tutto potrebbe andare avanti con due grandi verità.
La materia è fatta di particelle, come diceva uno molto più importante di me, no? Enormemente più importante di me, una mole più importante di me, per così dire, e secondo principio della termodinamica, cioè non è che possiamo andare contro. Ora, immaginare che le rinnovabili siano la soluzione di ogni tipo di problema. Allo stato delle cose, poi per carità, perché chiudere alla possibilità che invece il mondo della ricerca, delle sperimentazioni riesca a fare quello che la natura ha fatto un po' meglio e in tempi più rapidi, no? Ma queste sono le possibilità che dobbiamo lasciare aperte. Ora, per tornare invece ad Antonella, il tipo di discussione che si è aperto sulla famosa tassonomia lascia queste cose aperte. Oh, siccome una dirigente politica del PD un po' se l'è presa per questa cosa della sciocchezza che ha detto Letta, perché insomma, quello dice non mi piace, ma non mi piace, non ti piace, non ti piace, voglio dire, e il mondo è quello, cioè non è che possiamo far finta. Se poi ha disturbato un pochino il nostro amico della Lega Ambiente, questa cosa del petrolio, io ho detto una cosa che ripeterei. Da qualche parte bisognerebbe fare dei monumenti o qualche cosa al petrolio che ha liberato l'uomo, l'ha reso più felice, ha sostituito il lavoro manuale, gli ha permesso di andare da una parte all'altra del mondo e anche naturalmente. Ora tutto questo bisogna che veda benissimo, rivediamolo, ma non dimentichiamo quello che è stato nella storia dell'umanità, il contributo prezioso dato alla storia dell'umanità, al benessere delle persone. Poi qua dovrei di nuovo fare l'elogio della plastica e non lo faccio, insomma, il petrolio, per il quale noi non è che possiamo immaginare facilmente di sostituirlo, perché in aereo non ci vai con le batterie, non c'è poco da fare, posso andare in macchina con le limitazioni che diceva Pierluigi, ma in aereo no, mi dispiace. Ci vuole quel tipo di carburante, non c'è niente al momento da fare. Dopodiché, certo, è migliore un mondo nel quale, dopo tutto questo casino della pandemia, non ci si sposta più, non si spostano le merci. Secondo me è un mondo peggiore. Poi, se uno immagina che bisogna tornare a quel mondo, va bene, torniamo a quel mondo, ma a quel punto, insomma, siamo più radicali nella cosa. Come si risolve il problema? Adesso, perdonatemi, davvero, insomma. La battuta, beh, insomma, lasciando fare un po' a questa benedetta natura e senza che ci ammazziamo per trovare i vaccini e diminuiamo un po' la popolazione, lasciamo fare invece di usare le armi della diplomazia, scateniamo una nuova guerra mondiale, abbattiamo un po' di popolazione, poi rinchiudiamoci ognuno nel suo paese, stiamo là, insomma, e questo è il mondo che vogliamo. Che quella, insomma, alla fine, certo, è una strategia. Che veniva un tempo definito della decrescita felice, ma insomma il problema è però che magari è accettabile anche per qualche ubbia intellettuale da noi, ma non è accettabile a chi invece quello sviluppo, quel benessere non lo ha avuto e lo pretende. E di fronte a questo noi non è che possiamo rispondergli, ma un bel pannello solare, un bel questo e un po' quell'altro, insomma non è facile da risolverlo in quel modo solo, poi per carità cerchiamo di risolverlo in via definitiva, ma in via definitiva il termine definitivo per queste materie credo proprio che non possa essere utilizzato. Allora, vabbè, a prescindere ora dalle polemiche che insomma ci sta rilanciando ancora Enrico Di Giorgio, ma magari chiedo comunque se Pierluigi vuole ritornarci un attimo sulla questione dei pannelli solari, io la gradirei una risposta anche su questo, perché dice, Anche perché ha detto insomma, un'altra cosa Pierluigi. È sempre la solita storia. Pierluigi ha detto un'altra cosa. Se però mi farebbe continuiamo. piacere. Ma mi farebbe piacere un piccolo chiarimento su questo punto, proprio per veramente onestà intellettuale massima, ma piuttosto invece vorrei una risposta, perché questo secondo me è pure un tema interessante che è stato pure trattato. La domanda forse è un po' più specifica di quella che abbiamo visto, ce la pone il nostro amico Enrico Cosentino. Se c'è qualcuno tra di voi che ci vuole rispondere a questa cosa qui, o forse già in parte è stato detto. Quindi pari Pierluigi,
vorrei da te insomma qualche risposta in più, anche a chiarimento. Tu hai premesso che la politica non ti interessava o ti interessava in maniera marginale. Io te l'avevo già anticipato che sarebbe stato invece un tema, ma di questo sono molto contento però, cioè un tema che interessa la politica, vuol dire che è una cosa che interessa la gente, interessa tutti, al di là ora poi delle posizioni sulle quali appunto poi si ragiona e si vedrà. Pierluigi, ti prego insomma di darci qualche delucidazione in più. Sì. Vabbè, anche perché ti hanno detto che sei un prezzolato del petrolio, se ho capito bene, insomma. Ma guarda, allora, io sono... Allora, sono tanti anni che lavoro, ormai sto compiendo quasi 30 anni di attività lavorativa. Buona parte di questi anni sono geologo. E la cosa bella della geologia è studiare il sottosuolo, la terra e il sottosuolo, e da un punto di vista industriale, il settore industriale, quando ho iniziato a lavorare, che mi permetteva di studiare al meglio il sottosuolo, era l'industria petrolifera, e ho cominciato a lavorare in questa industria petrolifera. Ci ho lavorato tanti anni, ma non ci lavoro più, ci ho lavorato in Italia, all'estero, non ci lavoro più, resto nel mondo nel settore energetico e mi occupo di rinnovabili oggi. No. E non è nessun salto della quaglia, come qualcuno osa dire, è solamente un passaggio, no? Un cambio di lavoro, cercando di portare in questo altro pezzo del mondo e dell'energia tutto ciò che ho imparato nell'altro pezzo di mondo dell'energia. Non ci vedo nulla di strano, guarda, non se mi è stato dato del prezzolato, del chi ti paga, non è il primo, probabilmente non sarà l'ultimo. Pensa un po' che io vengo da Legambiente, no? Cioè io nasco come quando ho cominciato ad acquisire un minimo di ragione. Ho cominciato ad accompagnarmi con Legambiente. Detto questo, la politica non è che non mi interessa, mi appassiona da matti, ho fatto anche politica, però cerco di separare sempre. Il mio ruolo qui non è quello di politico, il mio ruolo è quello, voi mi avete chiamato come tecnico, no? E quindi cerco di rispettare questo ruolo e questa posizione. Torniamo un attimo al concetto dei pannelli. Io non ho mai detto che i pannelli fanno danni enormi, no? Però io cerco di allargare un attimo lo sguardo, ovvero non dobbiamo fermarci esclusivamente nella vita del pannello che assorbe il calore, assorbe la luce, assorbe quello che assorbe, produce quello che produce e poi basta, no? Gli inglesi lo chiamano con un acronimo, LCA, Life Cycle Assessment, che in italiano significa valutazione del ciclo vita. Quindi io devo ragionare in termini di costi ambientali, sociali ed economici, a partire dal reperimento della materia prima con la quale costruisco il pannello, a finire allo smaltimento a fine vita. Riciclo, riutilizzo, smaltimento a fine vita. Questa qui è la valutazione del ciclo vita. Allora, se noi cominciamo a ragionare in termini di valutazione del ciclo vita, del pannello, della pala eolica, della centrale biomasse, della raffineria, di qualunque cosa, ecco che noi andremmo a evidenziare una serie di impatti, no? Che sono molto meno evidenti quando io vedo la mia pala che gira e che produce energia elettrica, rinnovabile certamente, verde nel momento in cui la pala sta lì e gira, ma se vado poi a prendere tutti i pezzi, ovvero estrazione della materia prima, in termini anche di energia, cioè di energia consumata per estrarre la materia prima, energia necessaria e consumata per... separare, cioè pulire, ottenere la materia prima pura che mi serve poi per realizzare
tutta la componentistica che mi porterà ad avere il pannello o la pala. Parliamo di pale, no? Bene, fatto questo, io poi devo trasportare quella pala fino al punto di utilizzo. Devo usare, Giuseppe diceva, il cemento? Sì, anche in questo caso, perché le pale alte anche solo 20 metri, non diciamo le più grandi, ma anche le pale alte 20 metri hanno bisogno di fondazioni non banali. No, devono reggere, non possono crollare alla prima folata di vento, no? Poi a fine vita parte di quel materiale io lo posso riutilizzare in qualche modo, ma parte di quel materiale io non la riutilizzo. Immaginate solamente tutta l'impiantistica associata, i circuiti associati, no? Prima di tutto torniamo alla plastica, ci torniamo immediatamente alla plastica. Secondo, poi cominciamo a mettere insieme una serie di materiali che non si riutilizzano, non si riciclano e quindi vanno smaltiti. Immaginiamo di avere un mondo che va a pale, un grande giramento di pale globale, no? Bene, immaginiamo cosa dobbiamo fare a fine vita di quelle pale, a scala globale. Cioè, è un problema questo. Allora, questi sono, io parlavo di pannelli, parlo di pale, parlo di materiale a fine vita di una diga, no? Cioè, qualunque cosa. Ha comunque degli impatti che cominciano a essere, comunque sia, rilevanti. Se noi andiamo a ragionare sul ciclo vita, io vorrei, ci provo a condividere un... Dunque, condividi schermo. Spero che voi riusciate a vedere questa immagine. Si vede? Ok, allora questa qui è un'immagine presa, è una tabellina, insomma, che penso che Giuseppe conosca molto bene, così di primo acchito, no? È la tavola periodica degli elementi. Bene, questi signori, l'ANCRE, che è una alleanza nazionale francese per il coordinamento della ricerca in ambito energetico, ha cominciato a colorare la tavola periodica degli elementi sulla base dell'utilizzo di ogni singolo elemento, di ogni singolo elemento in termini di prodotti per la transizione energetica. Quindi, fondamentalmente, in celestino chiaro, litio, lantanio, tallio, piombo, eccetera, sono tutti elementi chimici che vengono molto utilizzati per tutto ciò che riguarda lo stoccaggio, le batterie. E il viola, questo viola qua, vedete quanti ce n'è di questi viola? Anzi no, sono solamente questi, solo questi, no? Argento e oro fondamentalmente. Sono utilizzati soprattutto per tutto ciò che riguarda le connessioni. Salvataggio di energia, risparmio energetico, in verde chiaro e così via. Bene, questa tavola è, secondo me, emblematica, utile, utilissima per capire a che gioco stiamo giocando. Perché questo è l'elemento più importante. Qui non si tratta di sposare una causa piuttosto che un'altra. Io che ho lavorato per quasi 30 anni nel mondo delle fonti fossili, sono il primo a dire che le fonti fossili finiranno. Fra 10, fra 50, fra 100 anni non è rilevante. Non è rilevante perché comunque finiranno. E dovendo cambiare un intero sistema sociale, industriale, economico, ambientale, che si basa sulle fonti fossili, Dobbiamo pensarci molto bene. Quindi quante riserve ci sono di nuovo? Anche qui, Nicola, io potrei darti un numero delle riserve conosciute in Italia e nel mondo, però secondo me non è rilevante. È evidente che noi prima o poi dovremo smarcarci dalle fonti fossili, è chiaro, è evidente. Primo perché finiranno, secondo perché comunque inquinano, non c'è niente da fare. È innegabile questo aspetto. Quindi dobbiamo smarcarci, ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo maneggiare con cura le modalità con le quali noi ci smarchiamo dalle fonti fossili. Potrei farvi vedere tanti altri disegnini, insomma,
che sono relativi, per esempio, provengono per esempio dalla IEA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia. È l'ente non governativo, è l'ente di riferimento dell'ONU in ambito energetico. Bene, la IEA molto chiaramente fa vedere come crescerà la domanda di questi minerali, di queste terre rare che vi facevo vedere prima, di questi elementi chimici che vi facevo vedere, proprio nell'ambito della transizione energetica. Detto questo, due parole sulla geotermia. La geotermia, pensare che noi italiani siamo stati gli scopritori, diciamo, dell'uso della geotermia a fini dell'uso umano, diciamo, del calore della terra, no? Siamo stati i primi in Toscana, l'Arderello probabilmente è un nome che è conosciuto. Bene, anche la geotermia in Italia purtroppo è ferma al palo da diverso tempo. L'utilizzare i vecchi pozzi di petrolio, di gas, insomma, esausti e depletati, si dice, no? Per la geotermia, sì, dipende dal calore della terra. Cioè noi non dobbiamo andare a cercare il calore della terra laddove ce n'è di più, altrimenti il gioco non vale la candela, altrimenti economicamente non sta in piedi, bisogna andare sempre più in profondità, no? Quindi se in corrispondenza di vecchi giacimenti di idrocarburi ci sono questi che si chiamano alti termici, no? Cioè delle zone a maggior calore della terra, non tanto il singolo pozzo, no? Ma l'area sicuramente può essere utilizzata e riconvertita totalmente, parzialmente, verso la geotermia. Che ci faccio con la geotermia? Ci faccio un sacco di cose. Diciamo che in linea massima la geotermia assomiglia molto al maiale, non si butta niente, nel senso che c'è la geotermia ad alta entalpia, diciamo ad alta temperatura, che è quella che ci permette di generare energia elettrica, c'è quella media, ancora un po' di energia elettrica, c'è quella bassa che ci permette di generare fondamentalmente calore, ma c'è poi quelle che si chiamano frattaglie termiche, i residui termici, i residui di temperatura, che possono essere comunque utilizzati. Un conto è scaldare l'acqua a 40 gradi partendo da zero. Io consumo un tot di energia per partire dall'acqua a temperatura zero e portarla a temperatura 40. Un conto è anche solo riuscire a partire da un'acqua che ha temperatura 10. E portarla a 40. Comunque, seppur minimo, io un risparmio energetico ce l'ho. Concludo dicendo che io sono straconvinto che oggi, come diceva Giuseppe, domani si vedrà, dobbiamo puntare tantissimo a ricerca e sviluppo. Bisogna investire un sacco di soldi, di risorse, di materiale umano, di nuove generazioni che avanzano sulla ricerca e sviluppo. Di che cosa? Di fonti alternative. Io non le chiamo rinnovabili, non le chiamo verdi, no? Ragioniamo in termini di fonti alternative, perché saranno quelle, che sia il solare, che sia l'eolico, che sia il nucleare, mettiamoci pure quello, l'idroelettrico, la geotermia, non lo posso sapere, sicuramente sarà una combinazione di queste, tutte o in parte di queste. Tocca fare tanta ricerca, tocca farne tanta, perché oggi l'efficienza energetica delle fonti fossili non la batte nessuno. L'efficienza energetica che si traduce poi in economicità dell'energia derivante da fonti fossili, ancora oggi non la batte nessuno. E nella maggior parte delle situazioni, dei casi, non in tutti, ma nella maggior parte dei casi, ancora oggi, purtroppo, e dico purtroppo, le fonti, quelle che chiamiamo fonti elettriche rinnovabili, non starebbero in piedi senza gli incentivi. Cioè, questo non significa bocciarle, io non le sto bocciando, ci lavoro, sono contento di lavorarci, sono convinto che sia il futuro, convintissimo. Il problema è che la realtà di oggi ci porta a dire che in questo esatto momento ancora, come si dice a Roma, gna fanno queste nuove fonti energetiche, non ce la possono fare. I sistemi energetici sono dei sistemi complessissimi,
estremamente complessi, che non ci permettono di switchare, di girare da uno all'altro, ma sono una combinazione di loro, no? E bisogna sempre stare molto attenti a come si gira l'interruttore, che non è un interruttore on-off, è un interruttore invece che regola l'intensità dell'una fonte rispetto a un'altra fonte. Oggi è così, domani sarà così. Anzi, direi adesso è così, fra 10 minuti potrebbe cambiare. Di questo dobbiamo stare attenti, assolutamente di questo. Concludo con una chiosa, me la permettete? Secondo me questo ragionamento è un ragionamento politico. Chiudo. Bene, Nicola, volevi aggiungere tu qualche cosa? Nicola? Non mi sente. Dov'è? Io vi sento e... Vai. No, credo, sento qualcuno parlare, no? No? Vabbè. No, io volevo chiedere appunto a Giuseppe Farina la questione stoccaggio e batterie, cioè ad oggi è fattibile, proprio ad oggi è fattibile portare un tot di parliamo in modo semplice, è possibile portare un tot di corrente generata oggi da una pala eolica ad agosto, per dire, cioè questi 6 mesi è possibile stoccare e aspettare 6 mesi per utilizzare quell'energia fatta oggi? No, dobbiamo dircelo, no, non è possibile, cioè, nel senso che, per carità, poi insomma, ripeto, mai fermarsi di fronte alla possibilità che possa accadere, ma insomma ad oggi non è possibile, lo diceva anche Pierluigi, cioè nel senso che noi abbiamo, quando appunto accendi la lampadina, da dove ti viene l'energia per accendere quella lampadina è il frutto di reti che vengono un po' da tutte le parti e nelle quali il contributo del rinnovabile c'è, ma insomma in certi momenti non ci può materialmente essere. E anche lì però questo non toglie, cioè stiamo sempre ai piccoli esempi per capirci, una batteria nel nostro cellulare di 15 anni fa non è la batteria che c'è oggi, per mille motivi, campi di ricerca, si utilizzano altri materiali, per esempio adesso va molto questa cosa del litio, no? Le batterie a ioni litio, in verità non al litio, no? E che sembra insomma permettere di conservare un po' più a lungo, ma il problema non è conservare l'energia, è produrla in tempi rapidi quando ne hai bisogno, no? E per cui una cosa è azionare appunto una centrale, dispiace dirlo, ma insomma è una centrale termoelettrica, e altra cosa invece è contare sull'uso delle cosiddette Giuseppe, io lo dicevo perché do per scontato. Io ti facevo questa domanda perché do per scontato il fatto che i carichi di base nazionali non si potranno, secondo me, mai affrontare con eolico e fotovoltaico, perché la potenza che serve quando noi non facciamo niente, quando dormiamo la notte, e come dici tu che deve essere prodotta in quel momento e disponibile in quel momento. Io... Ma nei momenti di picco non è dubito che parte... in qualche altro modo, per quello ho bypassato questo e ti ho chiesto se era possibile trasportare energia da agosto a gennaio, perché dopo allora, torniamo anche a un altro argomento. Quando parliamo di rinnovabili finiamo col parlare prevalentemente del settore elettrico, no? E questo è un problema. Naturalmente c'è anche un altro aspetto, secondo me, che noi dobbiamo andare sempre più verso l'elettrificazione, no? Cioè nel senso che i sistemi, voi lo sapete anche voi meglio di me adesso, quando si discute di risparmio, eccetera, insomma, di sostituire la produzione di energia attraverso calore, diciamo, attraverso elettricità.
Ora però naturalmente l'elettricità va prodotta in qualche modo e allo Stato, se non vogliamo sempre tornare, insomma è sempre attraverso la produzione di calore che noi produciamo elettricità. Io non vorrei, faccio prendere dalla cosa, ma non vorrei apparire come quelli che diciamo no, non serve a niente, rinnovabile, non è rinnovabile. No, insomma bisogna avere però consapevolezza che non possiamo che discutere di un mix energetico per lungo tempo. Abbiamo cominciato questa discussione con una domanda di Italo, dice ma se raggiungeranno? Può darsi, ma insomma qua siamo a opinioni che le mie non valgono nulla perché le ripeto come opinioni, può darsi che quegli obiettivi siano drammaticamente troppo ambiziosi. Questo significa che non valga la pena di provarci? Sì, ma ci vuole coraggio. E il coraggio ci vuole nel tentare ogni strada possibile per risolvere questo problema. Qua nessuno discute più che andiamo incontro, a me non piace il termine, ma quello è, al disastro se non dovessimo intervenire per ridurre le emissioni di CO2. Per contenerle, per ridurle, per sostituire, insomma, fare tutto quello che è possibile fare. Nel quadro però di una situazione nella quale non tutto dipende da noi, dalle nostre abitudini, dalle nostre convinzioni, dalla nostra buona volontà, perché drammaticamente c'è appunto quel fatto che noi non riusciamo a governare un mondo così complicato, no? Solo con le nostre piccole discussioni sul rinnovabile sì e rinnovabile no, metano sì e metano no. Ora c'è da augurarsi naturalmente che questa accada, tentando tutte le strade. C'è una domanda prima di non Enrico, insomma sullo stoccaggio abbiamo un po' accennato, ma la cattura famosa della CO2, anche quella non è un'operazione semplicissima, perché la CO2 che viene dai grandi impianti industriali e spesso si accompagna ad altre sostanze che pure vanno eliminate, deve essere compressa, deve essere trasportata, per essere posta dove? Un tempo si poteva anche immaginarla, credo, no? Pierluigi ne sa più di me, per spingere metano e petrolio, ma siccome dice che non dobbiamo produrre più metano e petrolio, manco quello è un utilizzo, va bene, sottosuolo, nei mari, negli oceani, dove vogliamo, no? Oppure utilizzarla solo come, diciamo, come intermedio chimico? No, si può usare in tanti altri modi, come anidride carbonica supercritica, insomma. Però c'è sempre un bilancio complessivo da fare su queste operazioni che inevitabilmente comportano la produzione di energia e la produzione di altre cose, quindi un bilancio ambientale, un bilancio economico, perché non possiamo, e torniamo alla questione della tassonomia, perché è chiaro che se tu indirizzi in un modo o nell'altro le cose, insomma, un settore ne risente, e tornando alle discussioni, poi ci sono anche gli aspetti sociali, non ci sono solo gli aspetti economici, gli aspetti sociali, gli aspetti ambientali da tenere insieme in tutte queste discussioni. Io l'unica cosa che verso la quale provo fastidio, è chiaro che poi uno si sposta, per così dire, provocatoriamente in termini opposti, è che insomma uno deve dire vabbè, ma ci sono le rinnovabili. Eh sì, ci sono le rinnovabili, però insomma dobbiamo sapere di che cosa parliamo, quali sono i limiti, quali sono le possibilità, dove si possono usare, dove non si possono usare, che cosa comporta e così via. Questo mi pare in una discussione bizzarra. Mentre prima però sembrava che insomma guai a dire guardate forse il nucleare però potrebbe risolverci qualche problemino. Io non sono innamorato dell'idea che il nucleare ci possa risolvere tutti i problemi. Però se uno parla appunto di idrogeno non c'è altro da fare, non lo fai con le rinnovabili, l'elettrolisi dell'acqua, non lo fai in quelle quantità che servono per poter avere a disposizione l'idrogeno. E una volta che c'è l'idrogeno, poi bisogna anche là
capire, ma l'idrogeno non è facilmente trasportabile come altri combustibili. Si brucia e non dà anidride carbonica, però non è proprio una cosa semplicissima trasportare l'idrogeno, se guardiamo per esempio ai rischi e ai pericoli del trasporto di idrogeno. Noi ci siamo qualche settimana fa, diciamo, messi le mani nei capelli, né io né Ito e nemmeno tu, Domenico, perché non possiamo mettere le mani nei capelli, quando abbiamo sentito di quell'incidente su un metanodotto. So che stanno provando a trasportare insieme miscele di metano e idrogeno, ma la pericolosità dell'idrogeno, l'infiammabilità dell'idrogeno, insomma, non è la stessa cosa di quella del. Allora, anche là, perché innamorare? Ah, abbiamo risolto il problema, c'è l'idrogeno. L'idrogeno va prodotto, l'idrogeno va immagazzinato, l'idrogeno va trasportato. Cioè, insomma, ci sono una serie di cose che, se uno ha fiducia nella tecnologia, nella scienza, bene, si sperimenti, si faccia e si dica. Ma non ci si innamori ora di questa e ora di quella soluzione. E poi, insomma, nel dibattito è stato appena accennato, amico di questo. Per ultimo argomento, che so che potrebbe diventare polemico. Ora, a me la cosa fastidiosa è quando si pensa al mondo delle produzioni fossili, come il mondo sporco delle grandi compagnie, prima questione, estraggono per conto dello Stato. No? Il termine concessione, l'avvocato sa, significa che io non posso farlo, essendo una mia risorsa del sottosuolo, lo fai tu per me. Seconda questione. Lei ha a che fare con dei colossi e sai con chi hai a che fare. Li conosci. È conosciuto il mondo della finanza che ruota intorno a tutte le famose rinnovabili, no? Io non getto né ombre né niente, però non capisco questa diversità di trattamento. È chiaro che si muovono interessi economici. E per fortuna che si muovono interessi economici. Perché laddove appunto le rinnovabili dal punto di vista economico, produttivo, la capacità di rispondere alle nostre esigenze, dimostrano che, di poter andare avanti anche quando sarà, non so, gli esperti sanno quando si raggiungerà la capacità, insomma, di andare avanti senza sostegni, ben vengano, ma anche quello non si può trascurare l'aspetto economico di queste, perché sennò poi arriviamo al punto in cui diciamo è arrivata la bolletta, è andata la bolletta. Sì, ma premesso che c'entra poco, c'ha ragione, credo, Pierluigi, c'entra poco adesso quanto ne produciamo noi e quanto noi ne produciamo, perché i giochi sono un po' più complicati. Tuttavia, insomma, poi alla fine c'ha riflessi immediati questa discussione che sembra così astratta certe volte sulla tasca delle persone. Sulla tasca delle persone, insomma, significa poi scendere di nuovo con i piedi per terra e quindi non immaginare, non far credere che ci siano soluzioni facili a problemi che sono maledettamente complicati, insomma. Ma questo non significa non aver fiducia che si debbano e si possano affrontare prima per poi risolverli, insomma, ecco. Bene, diciamo che come dire, si è aggiunta ulteriore carne al fuoco e il ragionamento è sempre, sempre più interessante. Volevo sapere se Nicola voleva fare qualche considerazione, se mi sente e riesce a fare un intervento. Nicola, mi sa che stasera non riusciamo a farlo intervenire. Allora, io credo che Aspetta, abbiamo affrontato. difendo ora. Ecco, Nicola, se hai qualcosa da aggiungere, prego. Perché poi ci abbiamo alle conclusioni. No, io avevo solo la domanda sull'idrogeno, ma appena risposto il professor Farina. Mi interessava sapere quindi se poteva essere il combustibile del futuro, però io credo che abbia già risposto e ha evidenziato benissimo quali siano le difficoltà, per la produzione di idrogeno. No, solo questo, ha già risposto. Va bene, Posso dire grazie due Nicola. cose prima di avviarci alle conclusioni. Una, collegandomi a quello che ha chiesto adesso Nicola e che il professor Farina ha detto prima, c'è una cosa scatenante, secondo me, in tutto questo e anche sul futuro dell'idrogeno e tutto il resto.
Il petrolio e il carbone sono state delle scintille clamorose. Si è cominciato a usare il carbone, pam, via, impennata. Si è usato il petrolio, pam, via, impennata. Petrolio serve. Ci sarà un motivo se oggi la stessa cosa magari non succede con l'idrogeno o non succede appunto magari col pannello fotovoltaico in un altro ambito. Questo per dire che quando una cosa conviene, costa poco, fa quello che deve fare, non c'è nessun complotto dietro quando le cose funzionano. Perché l'idrogeno è quanto di più innaturale ci sia. Cioè, non c'è l'idrogeno, non si trova, non è sabbia che l'andiamo a prendere. Noi, è il linguaggio che in questi anni abbiamo adoperato, che ci ha portato lontano. No, adesso l'idrogeno non è una cosa naturale, proprio per, almeno sulla Terra, proprio per la sua capacità di legarsi a questo e quell'altro, è sempre legato su caspita. E se lo devo staccare in qualche modo, devo spendere energia, perché sennò non lo posso staccare. Ora, quale tipo di energia? Va bene, decidiamo. Il nucleare, e questo discutiamolo con l'avvocato dell'atomo, che sembra essere, insomma. L'altra cosa che volevo dire è che avevamo toccato questa cosa all'inizio, cioè la centrale a biomasse di Laino, che è un altro aspetto, secondo me, fondamentale di tutto ciò che ruota intorno al discorso energetico e ambientale. Come diceva giustamente il professore Farina, lì hai preso una centrale che andava a olio, che inquinava molto di più, e l'hai resa quantomeno meno inquinante. Eppure ci sono stati comunque casini, ci sono state comunque ritorsioni, ci sono state manifestazioni, cioè quello che mi preme da questi incontri far capire, a differenza di quello che continua a sostenere Enrico, che il contesto è difficile e soprattutto che in Italia, io parlo di Italia perché conosco l'Italia, siamo arrivati al paradosso che una centrale a olio combustibile che diventa una centrale a biomassa e che quindi inquina di meno, non è che inquina zero, ma inquina di meno, paradossalmente noi la osteggiamo. Vogliamo aprire un campo solare in Val Basento? No, lo osteggiamo, cioè è quella la follia tutta italiana, che noi con questi, che perlomeno spero, noi con questi incontri vogliamo cercare di cambiare, perché non si può più ragionare in questo modo, non si possono più pensare queste cose. Domenico, se posso, allora fa parlare a me, che vengo dagli idrocarburi e adesso lavoro nelle rinnovabili, no? Quindi le dinamiche di contestazione, giusto o sbagliate, non entro nel merito, no? Senza entrare nel merito, ma le dinamiche utilizzate per contestare, no? Un impianto, che sia un centro olio, una raffineria, o sia un parco solare, un parco eolico, una centrale di biomassa, sono dinamiche che io trovo e sto trovando sempre più non sovrapponibili, non sono la stessa cosa, ma sono assolutamente comparabili, no? Ora, le motivazioni che stanno dietro questo sono motivazioni che possono essere di diverso tipo. E quella che secondo me è la motivazione principale è una, chiamiamola, caduta di stile degli enti di riferimento, no? E questo è un problema serio, è un problema che va a coinvolgere la società, il costume e la società e la politica, quella con la P minuscola e quella con la P maiuscola, no? Va a coinvolgere il legislatore, la maggioranza e l'opposizione, che domani diventa maggioranza e dopodomani torna opposizione. Questo è il nostro problema grosso, ovvero le modalità con le quali viene contestato, a prescindere che sia una bretella autostradale anche, no? Un mercato coperto. Cioè, qui a Roma noi ci sono delle contestazioni molto forti per coprire un mercato, no? È la copertura, il paesaggio, la visualità, la visibilità e così via. Ecco, sono parole d'ordine che vengono utilizzate spesso in maniera assolutamente c'era Cetto che si chiamava la qualunque, no? Vengono utilizzate in maniera estremamente caotica, qualunquista anche.
Ecco, questo è un problema che nasce da una scarsa capacità, secondo me, di chi deve gestire, chi dovrebbe gestire, controllare, autorizzare, gestire e controllare, e nasce anche poi da scelte di singole imprese che non hanno impiegato tempi, denari, risorse per spiegare. Anche qui non vado a vedere il perché. Il problema è questo in Italia. Qui, ripeto, poi l'Italia non è così particolare rispetto a tanti altri paesi, eh? Le contestazioni ci sono ovunque. Il problema è che a noi ci piace un sacco esagerare, noi estremizziamo delle dinamiche che sono in tutto il mondo. Ecco, probabilmente quello che andrebbe recuperato in materia energia, sui sistemi energetici, sui sistemi infrastrutturali in generale, sui cambiamenti climatici, su tutto, veramente su tutto, quello che andrebbe forse recuperato è da una parte una sacralità del dato, no? E cioè il dato non si discute, io parto dal dato e ho poi sviluppo le mie opinioni, ma il dato è quello nudo e crudo, e un'opinione senza dato non conta nulla, non deve contare nulla. Quindi va recuperata la sacralità del dato tecnico-scientifico, è quella, la prova è quella, grazie al quale poi si sviluppano politiche di sviluppo del territorio, politiche di sviluppo delle imprese e così via. Politiche di sviluppo anche giovanili, ovviamente. Perché ci sono tanti casi, credetemi, ce ne sono tanti, purtroppo sono tutti casi isolati, che potrebbero messi insieme fare una massa enorme, ma restano purtroppo isolati, di virtuosismo, no? Di rapporti molto chiari fra un'impresa e il territorio. Ma quelli lì vengono lasciati molto alla singola impresa, alla scelta della singola impresa e alla lungimiranza del singolo amministratore locale, amministratore della cosa pubblica locale. Ecco, quindi secondo me parliamo di energia, ragioniamo sull'energia, ma secondo me questo andrebbe affrontato in maniera estremamente seria. Ben vengano occasioni di questo tipo, perché sono occasioni nelle quali a 10 persone, a 100 persone, a 1000 persone, non importa, ma comunque si comincia a ragionare sui numeri. Questo è quello che diceva, non mi ricordo il nome, quella persona di Legambiente che dicevate. Prima di tutto, appunto, come dicevo prima, anch'io vengo da Legambiente. No, primo fatto. Secondo fatto, non è questione di parteggiare per una causa piuttosto che un'altra. La causa è una causa comune. È una causa legata ai cambiamenti climatici che ci sono, è innegabile. Possiamo stare a disquisire su quanto sia colpa dell'uomo o non sia colpa dell'uomo, ma è innegabile. Quello è il dato. Il dato è che il pianeta si sta riscaldando, punto. Da questo bisogna partire. Quindi bisogna agire di conseguenza, no? Allora, la causa è una causa comune, non è una causa fra parti diverse. L'energia non è un giocattolo e non è un elastico che noi ci tiriamo da una parte all'altra come ci pare. È un sistema complessissimo, e l'unico modo per affrontarlo seriamente è quello che, posso dirlo? Sì, lo dico, è quello che ha l'attuale ministro della transizione ecologica, il quale dice semplicemente, è vero, ci sono stati dei referendum che hanno detto no al nucleare sul nostro territorio, perfetto, ma dicevano no a un nucleare che era di allora. Oggi si parla di un nucleare che probabilmente è diverso. Allora, perdere il treno della ricerca su questa tecnologia, chi se ne frega se sarà disponibile fra 20, 30 o 40 anni, non importa, però perdere il treno della ricerca e sviluppo su questa tecnologia è un po' tafazziano, immagino che tutti sappiate chi è Tafazzi, no? È un po' tafazziano. Ecco, perdere il treno delle risorse che abbiamo, delle risorse naturali che abbiamo sotto i nostri piedi, è altrettanto tafazziano. Perdere il treno della ricerca sui pannelli, sull'efficienza, sui rendimenti dei pannelli, sui rendimenti delle reti di distribuzione, sulla necessità delle materie prime per favorire la transizione, è altrettanto tafazziano.
Io penso che sia su questo che bisogna ragionare. Poi verrà fuori un luogo in cui è più conveniente il solare, per il sole, perché ce n'è di più e perché è più facile catturare l'energia solare. Ci sarà un luogo in cui il sole non è conveniente perché ce n'è poco, perché non le esposizioni dei versanti non sono favorevoli. Bene, lì si svilupperà qualcos'altro. Ma dire no a prescindere, soprattutto in materia energetica, è da folli, secondo me. Anche perché parlare di cambiamenti climatici necessariamente, non voglio dire in prima o in seconda battuta, ma parlare di cambiamenti climatici, affrontare la questione dei cambiamenti climatici, non si può fare se non si affronta la questione energetica. E ripeto, a scala locale sì, ha un valore certamente, ma è inutile affrontarlo esclusivamente a scala locale. Bisogna ragionarlo in termini globali. Ecco, questo io volevo... Ti do ragione, Pietro, però... Cioè, ti do ragione, sono assolutamente d'accordo con te, però penso che forse per colpa di quello che dici tu, della politica, dell'azienda, siamo arrivati forse in un momento in cui la gente si rifiuta anche di ascoltare. Cioè, nel senso, anche se volessimo recuperare quello che dici tu, e non se volessimo, dobbiamo, perché ci credo molto, se no non faremmo queste discussioni che abbiamo fatto, e le abbiamo fatte apposta per questo motivo qua, però ho paura che, un'enorme paura che la gente non sia più disposta ad ascoltare, e questo mi dispiace, perché appunto ci si ferma il treno e si fermano tante cose, e tu hai ragionissima da questo punto di vista, lo avrei detto probabilmente dopo, però ho anche timore un po' che la gente non abbia più voglia di ascoltare. Non so se dargli torto, tra virgolette, perché poi è anche... Però un po' lo noto, un po' lo noto. Spero di sbagliare. Domenico, perdonami, tu la prossima settimana mi sembra avete l'avvocato dell'atomo. Tu sai benissimo che, visto che ci seguiamo da un po' di tempo, che io sono un po' l'avvocato delle cause perse a volte, no? Cioè, perché cerco comunque di diffondere conoscenza, quella che io ho di conoscenza, anche di fronte a muri, no? E sai anche bene che dalle parti vostre io sono stato spesso accusato di essere pacato e così via. E chi se ne frega? Chi se ne frega, cioè nel senso che comunque non bisogna mai perdere la voglia di raccontare, spiegare e la pazienza di farlo, insomma. Prima o poi probabilmente i nostri figli recupereranno questo dialogo fra le diverse parti, ma qui non si scherza, parliamo di energia, non si scherza, precludere una strada, la strada di una fonte a favore di un'altra, per ideologia è veramente da folli in questo momento. Bene, io vi ringrazio davvero per la profondità delle questioni che abbiamo affrontato dal punto di vista tecnico-scientifico, che era, diciamo, il primo nostro obiettivo, ma mi ha fatto piacere che l'abbiamo affrontato anche dal punto di vista, ripeto, politico e anche per quanto riguarda gli effetti sociali. Sono state trattate una serie di cose, ma le altre si potranno eventualmente approfondire in altre occasioni di incontro. Per esempio, c'è tutto il tema che pure è stato accennato della riconversione motore endotermico e motore elettrico. Anche questo significa, anche nella nostra regione, immagino tutto quello che sono ricadute sull'indotto, così come ad esempio tutte le questioni appunto energetiche collegate al tema del riscaldamento globale. È stato davvero, secondo me, prezioso questo confronto tra di noi presenti, ma anche con chi ha voluto interloquire a mezzo messaggi con noi, in un modo o nell'altro, secondo me è stato sicuramente utile e prezioso. Abbiamo evocato più volte l'energia nucleare, non siamo entrati nello specifico perché, appunto, come anticipato, sarà argomento della discussione della settimana prossima. Domenico forse vuole aggiungere, eccola qui, la locandina per la prossima settimana, per il 21,
Quindi il tema che affronteremo sarà proprio questo, il nucleare come unica alternativa credibile, e quindi ne discuteremo con l'avvocato del Lazio. Scusami Italo, è il 19, mercoledì 19 l'incontro con l'avvocato del Lazio. Ah, scusatemi, c'è un errore allora nell'immagine, va bene, il 19, ma poi avremo tempo di ritornarci nel momento, come dire, più opportuno. Faccio un'ulteriore considerazione di tipo metodologico. E perché questo tipo di dibattito? Io non credo al dibattito dove si portano due tesi contrapposte, come qualcuno ci suggeriva. Secondo me non è questo il tema. Il tema che oggi abbiamo cercato di portare all'attenzione di chi ha avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci non è neanche quello di portare una campana piuttosto che l'altra, o come dire confrontare due campane, è stato quello di portare invece degli argomenti solidi, il più possibile, come mi è parso, siano emersi oggi. Ripeto, c'è Enrico che mi fa piacere che ci segue e ribadisce alcune cose, ma secondo me il metodo non è solo questo. Come dire, con Enrico magari avremo il piacere di farla una discussione pubblica e sarà occasione sicuramente di crescita e di confronto. Ma, come dire, io credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Ora non devo prendermi io meriti per tutti noi, ma credo che abbiamo lanciato una serie di tematiche che sono utili, poi ognuno le può approfondire come meglio ritiene e come meglio vuole. Il tema che mi è molto piaciuto come l'ha affrontato per Luigi, anche in relazione alla comunicazione sia politica che anche delle, diciamo, delle aziende che si occupano di energia, che sia rinnovabile o che sia quella più tradizionale, pure quello è un aspetto molto importante. Io quando, come dire, in preparazione di questi nostri incontri settimanali, in genere lancio sempre un piccolo post polemico su Facebook, ma uno degli ultimi che ho messo era quello che veniva, come dire, osteggiata una serie di paleoliche offshore al largo della Puglia. Perché, nonostante appunto le possiamo tranquillamente inquadrare nella produzione di energia rinnovabile, però dici no, danneggiano la visuale sul mare, io non lo so esattamente quale sia stata la ragione, che però ha portato maggioranza e opposizione dei rispettivi enti locali a bocciare questa forma di produzione di energia, che invece magari poteva essere tratto in offshore, quindi era anche a largo, insomma, voglio dire. Ecco, qui la comunicazione è importante, però quello che diceva pure Domenico, spesso ci troviamo di fronte, come dire, ad ostacoli molto grandi comunicativi per riuscire a fare un certo tipo di ragionamento. E io credo che la settimana prossima, con l'avvocato dell'Atomo, come dire, arriveremo al top della polemica, perché se gli idrocarburi sono sporchi e cattivi, e col nucleare arriviamo proprio, no, al demone e al non lo so a quale, al Moloch, a quale cattivo per eccellenza. Quindi sarà sicuramente interessante. Noi l'anno scorso abbiamo affrontato anche la tematica, e sicuramente ci ritorneremo, del deposito unico nazionale. Giuseppe Farina si ricorderà benissimo, anche qualche, come dire, consigliere regionale amico e stimato, sia di maggioranza che di opposizione, si è opposto al deposito unico in Basilicata, che è una delle tante opzioni che la Sogin ha messo in campo, una forse neanche tra le più, come dire, potabili e papabili. Perché c'è questo fenomeno che è di difficile, come dire, superamento. Ecco, anche solo questo piccolo passaggio per me sarebbe un grosso risultato
se riuscissimo, come dire, a portarlo nel dibattito pubblico, mi riferisco all'Auria e magari un po' più ampio della nostra regione. Quindi io credo che se nessuno di voi vuole aggiungere altro, siamo arrivati alle 2 ore, quindi un tempo anche abbastanza lungo di conversazione. Io mi approccio ai saluti finali e ringrazio. Aspetta, Italo, un secondo. No, voglio solo complimentarmi con il professor Farina e con Pierluigi Vecchia perché hanno trattato un argomento di così ampio respiro e un argomento anche complicato. Loro l'hanno esposto in maniera stupefacente, in maniera esaustiva. Hanno reso, grazie a loro, una diretta fantastica. Mi sono arrivati i complimenti in cui hanno detto che questa è stata una delle dirette migliori che abbiamo fatto. Forse sarà perché io sono intervenuto poco, ma stasera ho avuto grossissime difficoltà con la connessione, infatti ogni tanto mi sono perso qualche passaggio e qualche immagine. Per questo dico grazie e mi unisco ai complimenti ai nostri due ospiti. Grazie Nicola, anche a te. Sì, purtroppo stasera qualche problema di connessione l'abbiamo avuto tutti. Ringrazio di nuovo tutti. Invito a seguirci per la settimana prossima con l'Avvocato dell'Atomo, che sicuramente sarà un momento, come dire, di molto 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 piccante. Interessante e piccante, sì, come no. Ringrazio di nuovo tutti, alla settimana prossima. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao Pierluigi, piacere. Ciao. È stato un piacere. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, buona serata. Ciao.